Nella giornata di oggi, domenica 25 aprile, sono stati comunicati in Abruzzo 179 nuovi casi positivi di età compresa tra 3 mesi e 99 anni, che hanno fatto salire a 70.519 il numero delle persone contagiate dal Covid-19 in regione dall'inizio dell'epidemia. 62 nuovi casi in provincia dell'Aquila, 37 in quella di Chieti, 11 in quella di Pescara, 65 nella provincia di Teramo, con 4 residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Eseguiti in Abruzzo 4.360 tamponi molecolari e 2.336 antigenici, per un totale di 6.696 test nelle ultime 24 ore ed un tasso di positività complessivo pari al 2,67%. Sette i pazienti deceduti, di cui tre risalenti ai giorni scorsi, che fanno salire a 2.376 il numero delle persone che hanno perso la vita dall'inizio della pandemia, salgono a 58.998 i guariti, con 37 delle ultime 24 ore, pertanto sono 9.145 gli attualmente positivi, più 135 rispetto a ieri. Sul fronte ospedaliero sono 432 i ricoverati in area medica, meno 16 rispetto a ieri, e 44 i ricoverati in terapia intensiva, uno in più. Gli altri 8.669 positivi sono in isolamento domiciliare, 150 in più, nelle ultime 24 ore.